Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi concludiamo il cerchio dei migliori giocatori ruolo per ruolo andando a parlare di quelli che sono gli attaccanti. Abbiamo visto già come i diversi stili di corsa abbiano in qualche modo riabilitato dei giocatori che magari sugli altri FIFA non erano tanto utilizzati, quindi qualcuno di questi ve l'ho inserito, però ovviamente troveremo tanti volti noti. Detto questo però, andiamo a vedere subito chi è il primo giocatore. Ovviamente questa classifica non può che aprirsi con Kylian Mbappé. L'attaccante francese del Paris Saint-Germain anche quest'anno è qualcosa di incredibile, anche se alle volte anche lui purtroppo risente del gameplay e pare non andar via in velocità. Però parliamo di un fuoriclasse assoluto, 5 di skill, 4 di piede debole, 1,82 m. Come potete vedere nel mio club ha disputato quasi 230 partite e ha realizzato altrettanti reti e anche tantissimi assist. Velocità, scatto e accelerazioni incredibili, ottimo tiro e finalizzazione sopra veramente le stelle, molto agile, uno di quei giocatori, pochi giocatori che con la levetta quest'anno si muove discretamente, tanta roba alla reattività, tanta roba al controllo palla. Kylian quest'anno è la carta oro più forte da avere in attacco a mani basse, quindi se volete fare l'investimento su un top io vi consiglio di andare su di lui. Al secondo posto, Cristiano Ronaldo, giocatore che inizialmente era stato un po' sottovalutato perché andando a guardare le statistiche ovviamente spiccava la riduzione della sua velocità, 5 di skill e 4 di piede debole però lo collocano sempre nell'elite dei giocatori su FIFA in assoluto, poi sappiamo bene che soprattutto su Next Gen questa carta ha avuto nuova vita in seguito alla scoperta del cambiamento dello stile di corsa, infatti applicando Architetto, come ho fatto io, guadagna lo stile di corsa lengthy, ovvero prolungato, che va ad incidere molto di più sulla velocità scatto, 83 rispetto all'accelerazione, e quindi fa sì che questo Ronaldo risulti più veloce all'interno del gioco. Poi parliamo di un finalizzatore incredibile perché davanti alla porta questo spacca la rete, 93 di potenza tiro, 93 di finalizzazione, anche lui è discretamente agile nonostante il 77 e il 67 di equilibrio, quel 94 di reattività lo rende abbastanza mobile e soprattutto col 5 di skill riesce a girarsi bene per un giocatore della sua stazza e poi è molto efficace anche sui colpi di testa, infatti parliamo di un giocatore di 1,87 m con 90 di precisione su questa statistica, quindi Ronaldo non poteva mancare, anche su PS4 aggiungerei. Terzo posto per David Ginola. Quest'anno anche lui secondo me è imprescindibile, soprattutto dopo il crash delle carte Heroes per il bug dell'altro giorno e a un prezzo molto più accessibile rispetto a quello che ho pagato io qualche settimana fa, 1,86 m, 5,5 m quindi completissimo, molto veloce anche lui nonostante alle volte risente un po' del gameplay visto che ha un body type particolare, in campo aperto fa fatica qualche volta. Però davanti la porta finalizzatore incredibile, anche un ottimo rifinitore perché ha 85 di passaggio corto e 84 di passaggio lungo, ottime le statistiche di dribbling, anche lui è uno di quelli che si gira abbastanza bene, anche se su questo gioco non vi aspettate mai giocatori che si girano alla velocità della luce come magari accadeva sugli altri FIFA con begli header, Messi e giocatori di quel tipo. E poi questo Ginola è molto buggato fisicamente perché con la sua stazza, ecco con l'85 di forza, resiste praticamente a tutte le spallate dei difensori. Quindi è molto facile che vi vince il contrasto, la seconda palla e sono occasioni fondamentali che si va a creare che altri giocatori non riescono a fare. Quindi lui anche per me tra i top 3 in assoluto. Al quarto posto invece inserisco uno di quei giocatori a sorpresa di cui parlavo in precedenza, ovvero Haaland, o Haaland se la vogliamo dire alla norvegese, perché è un cristo di 1,95 m, il classico troncone inutilizzabile degli altri anni, che però quest'anno invece risulta molto forte perché ha lo stile di corsa lengthy e anche su PS4 è molto forte perché seppur non c'è quello stile di corsa, ha il suo stile personalizzato che lo rende unico. È molto rapido perché quel 95 di velocità scatto sul lungo lo rende imprendibile, davanti la porta la butta sempre giù, 95 di potenza tiro e 95 di finalizzazione, più alta anche di Cristiano Ronaldo. Ovviamente pecca un po' in agilità perché insomma la stazza è quella che è, però 94 di forza, anche qua andiamo a guadagnare tutta una serie di contrasti con i difensori avversari che questo Haaland prende a spallate e riesce a farsi spazio. Quindi lui è stato veramente una piacevole sorpresa
e ci dà anche un po' la misura di quei giocatori che appunto quest'anno sono stati riscoperti grazie ai differenti stili di corsa. Un altro giocatore molto interessante e attualmente secondo me sottovalutato è Cantona. Perché? Anche in questo caso parliamo di un giocatore di una buona stazza, 1,88 m, 5 di skill e 4 di piede debole. Dalle caratteristiche assolutamente non da sottovalutare, perché a tiro d'esterno, e sappiamo quanto è rotto il tiro d'esterno, tiro da fuori, forte di testa. Per quanto riguarda le statistiche, è veloce, ha lengthy anche lui come stile di corsa, un'ottima potenza tiro e finalizzazione, tanta roba anche i passaggi, discretamente agile, ma comunque non vi aspettate grandi cose, anche in questo caso per via della stazza, forza 90, aggressività 94, un po' recuperano lo stesso discorso di Ginola e di Haaland quando c'è da vincere contrasti sporchi e andare a lottare sulle seconde palle. Quindi Cantona a sorpresa io ve lo piazzo, perché secondo me spesso al momento lo si sta ignorando un po' troppo. Successivamente un'altra carta che secondo me è molto molto valida, sempre per il solito discorso corsa, è questo Aubameyang, perché 1,87 m, 4,4 m, molto bilanciato, 93 di velocità scatto, ottima potenza tiro e finalizzazione, bene anche per quanto riguarda reattività, controllo palla. Questo giocatore qua secondo me al momento in Premier League è uno dei migliori, se non il migliore dopo Cristiano Ronaldo e Haaland. Perché ripeto, anche con la prospettiva di un upgrade, visto l'ultimo risultato del Chelsea con il Milan, rischia di essere veramente definitivo e il prezzo infatti parla per sé. Veramente una chicca questo Aubameyang. Così come una chicca è anche Benzema, altro giocatore resuscitato dallo stile di corsa lengthy, perché infatti lo si può andare a utilizzare con Architetto, 1,85 m, 4,4 m, qui pecca un po' il work rate perché questo normale normale un po' mi puzza, velocità scatto 80, accelerazione 79, buona la finalizzazione e la potenza tiro, ottimo anche il passaggio corto, quindi anche qualora lo si volesse reinventare da COC questo ce le ha quelle caratteristiche per imbucare i compagni. È anche abbastanza agile, va detto, perché comunque è 1,85 m e quel 78 di agilità e 92 di reattività lo aiutano. 82 di forza è un parametro un po' così perché lo pone al limite, vorrebbe dar battaglia ai difensori, però forse non ci riesce fino in fondo. Però questo qua devo dire che è una bella hit, infatti ve l'ho piazzato anche in alcuni squad builder e voi l'avete provato e vi ha stupito particolarmente. Un'altra carta che per quello che è il suo prezzo, secondo me, e non è da sottovalutare, è Danjuma. 4,4, praticamente regalato per 50.000 crediti, alto normale, 1,78 m, gli si può applicare tranquillamente lo stile di corsa explosive, adatto ai giocatori brevilini come lui, molto veloce, un'ottima finalizzazione e potenza tiro, un buon passaggio corto, 88 di agilità top, reattività 83, bene anche il controllo palla. La cosa che colpisce poi di questo Danjuma è anche la sua versatilità, perché può essere giocato sia da punta ma anche da esterno, quindi qualora vogliate fare magari un cambio modulo in corsa, questo Danjuma è la risposta a tutte le vostre necessità. Io l'ho sbloccato come super sub perché secondo me è un delitto non farselo. Altro giocatore intramontabile, ovviamente non può che essere Heung-min Son, perché insomma, come non inserire Son in una top attaccanti? 4 skill, 5 piede debole, 1,83 m, bel body type, quest'anno l'hanno fatto addirittura un po' più longilineo, velocissimo e molto agile, finalizza come che, infatti quell'86 di agilità e 92 di reattività vi spiegano ulteriormente la mia sensazione. Ottima resistenza, ha anche il tratto del tiro a giro, quindi con questo sparate anche degli ottimi tiri da fuori. Son veramente giocatore che non muore mai, sempre intramontabile. Un'altra hit è Saed Alowairan, giocatore pressoché sconosciuto ai più, ovviamente penso nessuno di noi lo conosceva. Piede sinistro, 4,4, 1,84 m, raga questo è un demonio, può fare l'ED, il COC e l'ATT, quindi già questo straversatile, velocissimo, un'ottima finalizzazione anche se pecca leggermente in potenza tiro, quindi occhio, però agile con quell'85-81 di reattività, buono il passaggio corto, ottimo anche il controllo palla, buona la resistenza. Questo qua io ho avuto modo di provarlo e anzi vi dico che probabilmente a breve diventerà titolare nella mia squadra ed è veramente un giocatoruccio carino e per quello che costa 240.000 crediti secondo me il suo lo fa. È un po' come Danjuma, ve lo potete andare a spendere in varie porzioni del campo. Raga, per questo video sugli attaccanti è tutto, fatemi sapere nei commenti al solito come ne pensate. Chiaramente questi sono i migliori 10, ma in questa classifica
poco al di fuori rientrano anche vari attaccanti buggati, ugualmente validi, ad esempio in Serie A penso a Shomuro, Dov Immobile If, Deulofeu If, l'intramontabile Muriel, in altri campionati mi viene in mente Depay, Correa dell'Atletico Madrid, in Premier League c'è sempre il solito Gabriel Jesus, Rashford, Zaha, voglio dire, di attaccanti validi ce ne sono tanti, però se devo considerare la mia top 10 metto questi giocatori. Io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Vi lascio una buona giornata. Un saluto al vostro Liberoschi. Ciao.